Buonasera da Montalcino per le fasi conclusive di Benvenuto Brunello 2010. Ci troviamo nell'Enoteca Cantina Osticcio, il Santa Santorum del vino di Montalcino e anche di tutta l'Italia. Siamo qui per trarre un po' le conclusioni di questa edizione di Benvenuto Brunello, che voci dicono sia l'ultima che si svolge qui a Montalcino. Per il prossimo anno pare essere Firenze la sede indicata per la prosecuzione di questa manifestazione. Siamo con Stefano Marchi di Terre Doc, al quale chiediamo di provare a fare una sintesi e trarre un po' le conclusioni della presentazione dell'ultima annata appena uscita del Brunello e del Rosso di Montalcino. Beh, innanzitutto, come tu giustamente hai detto, questo nostro incontro con questa manifestazione si è aperta con un colpo di scena, che è quella che questa manifestazione chiude i battenti a Montalcino per spostarsi a Firenze. Già questo è uno sradicare una realtà non solo locale toscana, ma comunque che identifica l'Italia nel mondo con un prodotto a denominazione di origine controllata e garantita, spostandolo da quella che è la sua realtà vera e storica, portandola solamente per un fine di marketing a Firenze, che è comunque una città che forse dal punto di vista storico sicuramente è più conosciuta, però non ha niente a che vedere con quella che è una produzione proprio in loco di quello che è un prodotto, ripeto, DOCG. Ecco, mi permetto di interromperti, produzione in loco, andiamolo a vedere questo loco, andiamo a vedere qual è la geografia dei luoghi che ospitano i vigneti che danno vita poi al Brunello di Montalcino. Siamo su questa terrazza e possiamo entrare anche nel vivo, parlare proprio di come il vino è risultato al palato degli osservatori. Sono stati i giornalisti, ci sono stati i produttori che hanno testato i vini degli altri produttori, ci sono stati tutti gli addetti ai lavori. Ecco, adesso chiediamo a Stefano qual è proprio il bilancio e se si possono trarre delle indicazioni su come sarà il vino che adesso andrà ad essere commercializzato. Dunque, ricordiamo che in questa manifestazione veniva presentato il Brunello di Montalcino annata 2005 e il Rosso di Montalcino annata 2008. Ricordiamo, soprattutto per quanto riguarda il Rosso, molte aziende non hanno ancora messo in bottiglia, per cui è una presentazione, di quello che sarà, Rosso di Montalcino in divenire. È un'annata che si preannuncia anche da quello che è il disciplinare con 4 stelle su un massimo di 5. Ciò vuol dire che il massimo di 5 fa riferimento al 2004, che parlando del Brunello, che è stata un'annata veramente eccezionale, come da anni non si ricordava. Parlando con uno dei massimi, non dico per quanto riguarda la quantità di vino prodotto, ma come storia e come filosofia, anche perché noi di Terre Doc abbiamo questa nostra ricerca dei produttori, quelli che noi consideriamo, fra virgolette, veri, quelli che ancora fanno il vino come lo si faceva nelle passate generazioni e che non sono stati traviati, diciamo, dal marketing o comunque dalla moda facile di fare un vino molto più vendibile e che si sono rifatti un po' a quella che era la tradizione familiare. C'è un dato di fatto che, ad esempio, il 2004, l'annata che è stata presentata l'anno scorso, perché è stata eccezionale? Perché arrivava da 2 annate, il 2002 e il 2003, che per alcuni aspetti sono state negative all'estremo. Il 2002 perché ha avuto nel momento della raccolta delle uve tanta pioggia, tanto freddo. E di conseguenza il prodotto, raggiungendo solamente 2 stelle, è stato uno forse dei flop di questi ultimi decenni. Il 2003, pur avendo avuto un'annata che fino alla fine di agosto è stata strepitosa, ha avuto il mese di settembre con un caldo eccessivo. Per cui cosa è successo? Che il Brunello di Montalcino, che è un vino destinato comunque all'invecchiamento, si è trovato che già quest'anno, ad esempio, essendo passati solo 7 anni, si trova già ad un vino che deve essere bevuto, altrimenti rischia di perdere le sue caratteristiche fondamentali. Per
Il livello che ho trovato quest'anno è stato un livello comunque medio-alto, soprattutto per quanto riguarda quelle piccole realtà, ma chiamiamole piccole solamente per una questione di numeri, cioè coloro che, intendiamoci, arrivano ad una produzione che va dalle 2.000 massimo fino alle 8.000 bottiglie, mettendo insieme sia Rosso di Montalcino che il Brunello. Perché per tutti quelli che sono le alte sfere, perché ricordiamo che il consorzio raggruppa quasi 300 o più di 300 produttori di Brunello e Montalcino, presenti alla manifestazione c'erano solamente 137. Questa è la dice lunga su questo malcontento, e qui mi ricollego con il tuo esordio, per il fatto che comunque il consorzio ha preso questa decisione di spostarsi a Firenze per presentare il prossimo anno, il 2006. E lo ha fatto per un motivo strettamente, diciamo, di marketing ed economico, nel senso che ormai era non più gestibile e quasi invivibile una situazione in cui i vari produttori si trovavano gomito a gomito, non riuscivano ad esprimersi, complice anche il tendone messo e allestito nella fortezza di Montalcino, che comunque limita un po' quello che è la poesia e la filosofia del vino. Noi come Terre d'Oche siamo contenti, forse più degli altri anni, perché siamo riusciti a centrare quello che era il nostro obiettivo, quello di trovare delle aziende, non dico serie perché tutti sono seri in questo campo, ma delle aziende che abbiano trasmesso in noi, che poi siamo l'anello immediatamente successivo a loro, quella passione e quella filosofia su quello che è il fatto di fare vino, di vendere vino e soprattutto di berlo.